Amici della grande mountain bike, oggi le telecamere di MTB Channel ci hanno portato a Pergine Valsugana. Ci hanno portato a Pergine Valsugana per la 13ª edizione del Memorial Bruno Alverà. Pergine Valsugana, a due passi dalle montagne storiche del panorama alpino e non solo, terra di grandi corridori, terra di grande mountain bike. 13ª edizione, quindi Paolo Alverà, grandi numeri quest'anno. Raccontaci un po' come sarà questa 13ª edizione a ormai pochissimi minuti dal via. Beh, quest'anno devo ringraziare tutti quelli che sono qui e che si sono iscritti, iniziando da sabato, che è una gara nazionale per giovanile, esordienti, allievi, e siamo intorno ai 300 iscritti. E domani Open Junior e Master, siamo ai 190 iscritti, e domani pomeriggio, sempre in questa logistica qui, facciamo una gara per giovanissimi, che penso che sia proprio un esordio di avere 190 iscritti anche fra i giovanissimi. Non so come gestiremo i ragazzini dai 6 anni ai 12 qui, tutti con un numero così. Comunque direi che niente, noi abbiamo iniziato a piccoli passi a voler far crescere questa gara, credendo nel nostro logistico, che abbiamo fatto un bel bike park. Devo ringraziare il comune che ci ha sempre assistito. Vorrei elencare tutti i nostri sponsor, però ringrazio tutti, e non voglio dimenticare nessuno. E chi ha creduto con noi. Il percorso, perché io sono 30 anni quest'anno, che più di 30 anni che corro in mountain bike, sono cambiate tante cose, dalla 26 in acciaio siamo passati all'alluminio, siamo passati al carbonio, siamo passati al 29, adesso è passato di tutto, però diciamo che questo percorso qua che abbiamo creato quest'anno merita, perché è divertente, perché è un vero cross country, tutto naturale, una scalinata per aver dentro qualcosa di tutto, ecco. Quindi un percorso molto divertente, la logistica è eccezionale, siamo a due passi dal centro storico di Pergine Valsugana, questo parco Trecastagni è veramente una chicca, dobbiamo fare i complimenti al comune o a chi per lui tiene la gestione di questo parco, perché è veramente un prezioso da mantenere con grande attenzione, e con lo sfondo lo splendido castello di Pergine, veramente una logistica invidiabile, una logistica eccezionale. Sì. Qui abbiamo, appunto, devo ringraziare il comune che ci dà la possibilità di usufruire di questo parco. È un fiore nell'occhiello, no? Come si dice, questo parco qui a Pergine. Poi il nostro castello, che è veramente bello, è gestito quest'anno da un'associazione di Pergine, quindi ancora di più ben voglia di viverlo e di visitarlo. E niente, dico sì, la logistica nostra. Anche a livello qua abbiamo vicino il lago di Caldonazzo, il lago di Levico, siamo in un bel paesaggio, e abbiamo subito le montagne alle spalle, oltre i 2000 metri, quindi per la mountain bike direi che proprio c'è da divertirsi.
Ricordo Genesini, Coppi e Sessini, Italy Team, aspetta davvero la mia. Thank you.
degli allievi. Siamo ancora qui a Pergine Valsugana in occasione di questa 13ª edizione del Memorial Bruno Alverà e non potevamo certo farci scappare
l'occasione di intervistare uno dei simboli della mountain bike italiana e non solo. Siamo con, con Anna Oberparleiter alla vigilia di questa seconda giornata di gare qui a Pergine Val Sugana, come dicevamo. Allora Anna, buongiorno intanto, e prima di entrare nello specifico di questa gara, di questo percorso, parlaci un po' di questa tua stagione, quali sono stati i risultati, se ce ne sono stati naturalmente, quale sarà il proseguo di questo anno 2019 a livello agonistico. Buongiorno a tutti. E i miei risultati che ci tenevo di più erano il campionato italiano di X Eliminator in Val Casias, che sono arrivata al pelo seconda, però è stato bello, è stato di alto livello e bravi tutti. E poi un'altra gara che ci tenevo tanto era la Dolomiti Superbike, che è vicino a casa mia, una gara di casa, è sempre che pesa di più, e ho fatto seconda dietro una fortissima Chiara Burato. E sono contenta come sta andando. E proseguo, adesso faccio un po' di gare qua come questa e poi mi preparo per il ciclocross. Ciclocross, quindi una stagione che è ancora lunga da venire, buoni risultati, però non eccellenti come forse ti aspettavi. Allora entriamo un po' nel dettaglio, parliamo di questo, di questa gara, di questo percorso. Tu sei stata qua 2 anni fa, hai già avuto modo di testarlo, il percorso di quest'anno che ha subito qualche modifica o no? Sì, ha cambiato un po', qualche variante, ma ho provato ieri, è bellissimo, è tecnico ma non troppo difficile, però da... Sì, esatto, se uno vuole andare veloce diventa tanto tecnico e un po' scivoloso, visto l'umidità, ma c'è da divertirsi oggi. Bene, così come con Anna Oberparleiter non potevamo farci scappare l'occasione di intervistare un monumento, così come per Anna anche per Martino Fruet, che oggi corre in casa qui a Pergine Val Sugana, dove vive e quindi conosci benissimo il percorso. Qui hai sempre dato grande spettacolo, sarà così anche quest'anno? Beh, sì, normalmente sai, quando ti fanno la gara sotto casa ci tieni sempre a ben figurare, per carità, bisogna sempre fare i conti con la propria condizione di giornata e soprattutto con tutti gli avversari, quindi io di sicuro darò tutto quello che posso. Percorso sì, bene o male lo provo solo la settimana di gara come è tracciato, però i sentieri li conosco da sempre, ormai siamo alla 13ª edizione, se non sbaglio ho vinto 5 volte più 3 secondi posti, quindi qualche volta non l'ho potuto fare. Io cerco sempre di onorare le gare di casa, quindi anche oggi ci proverò, bisogna vedere un po' appunto come stanno tutti gli altri. Tra l'altro il tempo è top, le condizioni del terreno sono perfette perché ha piovuto, si è asciugato, quindi c'è polvere poca e l'aderenza è top, quindi penso che andremo veloci. Sì. Poi sono sempre 6 giri da fare, quindi bisognerà un po' anche stare attenti, non esagerare all'inizio. Bene, quindi allora una giornata top, tanti bei nomi, tanta bella gente, un bel percorso, giornata splendida come dicevamo. Due parole magari sulla tua stagione 2019, cosa ti aspetti da questo, da quest'anno? Vabbè, il 2019, considerato che è iniziato poi con la stagione di cross, è iniziato benissimo perché ho vinto 7 gare di cross, che l'anno scorso avevo fatto tipo 7 secondi posti, quindi per me è stato molto positivo. Ci siamo trovati nel circuito Trivento io e Franzoi, che siamo quelli che negli ultimi 2 anni hanno fatto tanti podi. Quest'anno sono riuscito a batterlo più volte, dove l'anno scorso ero arrivato secondo dietro di lui, quindi ho vinto il mio circuito e ho ben figurato anche le gare internazionali e i campionati italiani. Quindi la stagione del cross, che è iniziato il 2019, è iniziata bene, e poi ho proseguito bene anche col cross country, perché gare di questo livello come questa qua sono riuscito a vincerne 5, mi sono piazzato bene anche ai campionati italiani, abbiamo fatto una medaglia a squadre, quindi tutto sommato bene. Dopo, chiaro, nelle gare internazionali il livello ormai dei nostri italiani fa paura, come domenica scorsa in Coppa del Mondo sono arrivati 5 nei primi 14, che non è mai successo da quando corro, quindi il livello in Italia per fortuna è alto. Crescendo. Il livello in Italia sta crescendo, forse è sicuramente merito del gran lavoro che fanno le varie società e le varie organizzazioni e il comitato naturalmente per promuovere questa bella disciplina proprio verso i giovani. Ah beh, sicuramente il merito di portare i ragazzini in bici è sempre dato dalle società.
poi infatti anche ieri qua c'erano tanti ragazzi, tutto quanto. Poi chiaro, la fortuna di questi ragazzi trovare i talenti, quella capita poche volte. Una volta trovato il talento, però deve essere coltivato, e lì dipende molto dalla persona se stessa, che deve comunque trovare la motivazione, e poi da tanti fattori del caso. Però comunque la base sono sempre la società e partire con i giovani e metterli in bici. Allora, Omar Piazza, oggi è stata una gara durissima, una gara combattutissima. Sì, c'era l'Anner che è partito molto forte, poi ho visto che c'era anche Massimo Cotardini che aveva veramente una buona gamba, ho provato ad andare via al terzo giro, ho preso l'equilibrio, sono caduto, ho avuto anche fortuna di non farmi male, ho perso quei 20 secondi finché hai messo sulla catena di nuovo, no, sono riuscito a riprenderlo e l'ho passato, veramente contento. Parlami un po' del percorso, come l'hai trovato? Ma questo è veramente un percorso cross country come piace a noi, veramente tecnico, ci sono salite e c'è tutto dentro, i salti, è veramente una goduria. Dove ti vedremo prossimamente? Ma farò due Südtirol Cup a Carezza e in Cassis, e il prossimo grande obiettivo è il Dolomitenmann Alliance. Allora Anna, le sensazioni pre-gara erano buonissime e la gara è stata ottima. Sì, la gara devo dire che è andata veramente bene, sono partita tranquilla, che sapevo che non è proprio facile anche con l'umidità e col caldo, e poi ho aumentato un po' e proseguito col mio ritmo cercando di guidare bene. E sì, mi ha fatto vedere le linee giuste Martino qua a casa sua e ho sfruttato bene quello. Linee giuste in un percorso fantastico, altamente spettacolare. Sì, il percorso è veramente bello, complimenti a tutti di Pergine qua. Ne ho fatto veramente un bel percorso divertente che ogni giro ti diverti a farlo. Attenzione, mondo, diceva qualcuno più famoso di noi, cominciamo ad applaudire.
Allora Martino, condotta di gara impeccabile come sempre. Ma erano 3 anni che non vincevo e finalmente posso dire una battuta di un film che seguo sempre, Benvenuti in zona Fruet. C'era un film che diceva Benvenuti in zona Xander e finalmente sono tornato a vincere la mia gara, perché ci tengo sempre a vincere, perché comunque qua gioco in casa e non è che ci giro tanto, ci giro la settimana di gara, però è casa mia e bene o male ho qua tutte le persone che contano, sono qua a farmi il tifo e quindi voglio sempre onorare la gara. Ho sempre trovato avversari importanti, quest'anno sapevo che Valerio era uno dei grandi avversari perché ci ho girato il mercoledì con lui e in salita ho visto che aveva una leggera marcia in più di me, però per fortuna c'è tanto da guidare anche sulle salite e sul tecnico qua la mia bici e io siamo tutt'uno, quindi ho fatto una grande performance però per batterlo, devo essere sincero, oggi Valerio è andato forte e io ho cercato di fare altrettanto e oggi è andata bene, dai. Allora Valerio, è meglio provarlo il percorso o correre contro Martino? Ma è stato bello sia provarlo con lui che correrlo, perché Martino si sa è un maestro della mountain bike, quindi oggi sapevo che venire a casa sua non sarebbe stato facile correrci insieme, infatti ho provato a stare insieme a lui 3 giri, cercavo di allungare sulle salite, ma purtroppo per me oggi andava veramente forte anche in salita e nel guidato mi dava penso 10-15 secondi a giro e al 4° ho capito che dovevo fare la mia gara e niente, bene così, dai, complimenti a Martino. 2 parole sul percorso. Percorso è un percorso veramente di cross country, sarebbe bello, parlavo stamattina con un mio amico, dicevo sarebbe bello avere a casa un percorso così, perché allenarsi su un percorso così impari ad andare in bici, non è estremamente tecnico però c'è tutto quel che serve per sapere andare in mountain bike, le salite, le discese, le curve, comunque c'è anche un bike park divertente, non estremo ma giusto, e se sai andare fai la differenza come ha fatto oggi Martino. Allora Andrea, i primi 2 sono scappati. Sì, oggi avevo un altro passo rispetto a me, e non sono incappato in una super giornata, ho tenuto duro il più possibile per mantenere il 3° posto, perché i primi 2 appunto erano inarrivabili, e dai, abbastanza soddisfatto e mi sono divertito molto su questo percorso che mi piace tanto, è tecnico, divertente, faticoso anche e dai. Organizzazione come l'hai trovata? Ottima l'organizzazione, ormai questo qua è il 4° anno che vengo e mi sembra sempre un po' meglio e anche come partecipazione ci sono molti ragazzi e mi fa molto piacere che il movimento della mountain bike sta crescendo. Prossima gara? La prossima gara dovrebbe essere la Val Seriana Marathon del mio collega Marzio Deo e speriamo di stare un po' meglio rispetto a oggi, dai, altrimenti non faccio una bella figura. Bene, ritorniamo sul pezzo, siamo alla fine della seconda gara in programma oggi, in questi 2 giorni dedicati alla Grande Mountain Bikes, da poco conclusa, come dicevamo, la gara riservata agli Open e alle categorie Master, quindi è tempo di creare un riassunto di questa giornata e di fare un po' il assunto di cosa è successo in questi 2 giorni, tanti atleti, tanti giovani, questo sicuramente è uno dei dati importanti, ma tanti anche Master in questa seconda giornata dedicata al cross country qui a Pergine Val Sugana. Non ha certo bisogno di presentazioni, ma lo ripresentiamo di nuovo, Paolo Alverà, che oggi vuole ricordare la memoria del padre e non a caso il memorial è dedicato proprio a Bruno Alverà, e quindi con Paolo Alverà facciamo un po' il riassunto di questa giornata sicuramente ricca di grandi emozioni e ricca di soddisfazioni. Sì, oggi è andato tutto bene, abbiamo fatto tanti numeri anche nella sezione degli amatori, degli junior in particolare 50, e poi il Martino Fruet che ha fatto un gran spettacolo, ha vinto una gara qui in casa, ha fatto veramente bene e niente, va tutto bene. Sono contento che abbiamo avuto degli elogi e continuano a chiederci di fare il campionato italiano qua, perché il percorso merita, anche la logistica tutti la apprezzano e siamo contenti di portare avanti questo memorial, anche perché gare di questo tipo qua non ce ne sono tante e noi cerchiamo ogni anno di migliorarci, facendo anche degli errori, però cerchiamo di far meglio possibile sempre.
Bene, passiamo allora alla parola dopo aver sentito Paolo Alverà e Emanuele Pinciger. Emanuele, qui non dobbiamo ancora finire questa due giorni di grande ciclismo. Ricordo, oggi avremo i giovanissimi e le telecamere di MTB Channel saranno ancora con noi. Come dicevo, non si è ancora conclusa questa giornata e già si parla al 2020 con questo tricolore che si accenna da qualche mese a questa parte, quindi si guarda già avanti. Quindi allora è ora di cominciare a lavorare, di continuare anzi a lavorare già in previsione della stagione 2020. Certo, come dicevi, no, a parte oggi che per noi non è ancora finita perché la giornata è ancora veramente lunga. Niente, noi crediamo molto in questa disciplina, al di là che la amiamo molto perché è stata praticata, i ragazzini che stanno crescendo nel nostro team sono veramente motivati, stanno crescendo di numero a dismisura. E niente, tornando alla gara, sono molto contento per gli atleti locali che si sono divertiti tantissimo su questo percorso. Abbiamo avuto solo complimenti, perché dopo, se c'è stato qualche intoppo, io credo che in qualsiasi manifestazione c'è, non me ne voglia nessuno, però insomma noi ci diamo, io e Paolo diamo l'anima, lui è la mente, io sono il braccio. Bene, chiudiamo, parlavamo prima di questa polisportiva oltre Fersina, di questa polisportiva che ha ben 10 branchie, quindi polivalente, e voi siete una di queste branchie creata nel 2015-2014, siete la branchia dedicata alla mountain bike, dedicata all'off-road. Qui avete creato questo splendido bike park proprio sotto al castello che domina Pergine Val Sugana, quindi una logistica veramente eccezionale in questo parco Tre Castagni, e un polmone verde a due passi dal centro storico di Pergine. Sì, certo, qua è una location che io credo che da pochissime parti c'è, si presta molto a questo tipo di manifestazioni, e abbiamo un comune dalla nostra parte che è molto, cioè, molto attivo, e anche lui ci dà una mano tantissimo. Colgo l'occasione anche per ringraziare appunto l'amministrazione comunale che ci dà una mano, tutti gli sponsor che ci stanno supportando, perché sapete benissimo che senza aiuto di nessuno queste cose sono difficilissime da fare. Quindi un ringraziamento a tutti. Niente, io e Paolo abbiamo creduto molto in questo progetto di riaprire, cioè di aprire una sezione di mountain bike all'interno di una polisportiva che non c'era, o che, se ricordo bene, c'era agli antipodi, tant'è vero che Martino credo che ha cominciato proprio dalla Ultra Fersina a muovere le prime pedalate, quindi anche una bella cosa aver riportato di nuovo insomma la mountain bike a alto livello a Pergine, e vorremmo appunto, come diceva il Paolo, riuscire a crescere ancora di più. Ci piace farci del male, insomma, ecco. Grazie. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura.
ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.